Buonasera e buon sabato, ben ritrovati all'appuntamento con il videogiornale. L'argomento della settimana in onda sulla nostra emittente dedica una puntata all'aeronautica militare raccontata in musica. Si parla di territorio, si parla di storia, si parla di aviazione e siamo qui per raccontare che battesimo avete dato voi al vostro spettacolo, insomma, da dove nasce l'idea e che cosa vi siete inventati stavolta? Ma no, l'idea nasce soprattutto dal ricordare quelli che erano i piloti della scuola di aviazione di Cameri, una delle prime in Italia, quindi parliamo del 1909, quando alcuni industriali genovesi decisero di costruire a Cameri una scuola di volo e un, chiamiamola fabbrica, ma è un pochettino troppo azzardato, per la costruzione di aerei. Quindi partiremo da là però e andremo fino a 1913-1914, quindi un piccolo lasso di tempo per raccontare non tanto diciamo, i primati, quello che realmente hanno fatto dal punto di vista del volo, ma come vivevano i piloti durante il loro tempo libero. Quindi tra canti, tra parole, tra musica cercheremo di immergere lo spettatore in quell'epoca, quindi 1909, quando i piloti si riunivano diciamo, nei bar o nelle taverne dell'aviazione sorte, diciamo, vicino al campo volo di Cameri per trascorrere il loro tempo libero. Giuseppe, la musica poi come linguaggio universale c'è sempre. La musica c'è sempre, lo sappiamo, ha accompagnato sempre la vita dell'uomo in ogni luogo, in ogni epoca e quindi soprattutto nei luoghi di aggregazione, laddove c'erano già interessi comuni. Ecco, in questo caso si parla appunto dell'amore per il volo, in cui appunto la musica ha fatto da contorno piacevole nei momenti appunto di svago. E noi adesso in questa occasione, che poi dopo Felice racconterà in modo più approfondito, naturalmente non potevamo non inserire anche questo aspetto, sempre a cura di giovani che collaborano ormai da tempo con la nostra, diciamo, organizzazione, possiamo dire così, perché abbiamo realizzato molti eventi, quindi giovani che si mettono in gioco e che sostengono queste iniziative culturali del territorio. Franco, giovani e aviazione, uguale il tuo sogno? Sì, direi che due o i tre tuoi anni, sogni. Ma direi che intanto due o tre anni fa abbiamo cominciato a pensare che sarebbero nel 2023 i 100 anni dell'aeronautica, pertanto abbiamo cominciato a pensare cosa possiamo fare noi per il territorio. Adesso che l'anno sta quasi finendo, direi che il risultato è grande, perché abbiamo fatto lo spettacolo il 28 di marzo al Coccia. Credo che sia stato l'unico spettacolo fatto dal territorio con dei giovani. Quest'anno abbiamo notato che quasi tutte le manifestazioni che ha fatto l'aeronautica le ha fatte per gli adulti, non ha fatto poco verso i giovani. Noi abbiamo invece cercato di coinvolgere i giovani verso questa passione del volo. L'abbiamo pensata prima a livello provinciale facendo la Novara, poi abbiamo detto ma a Cameri? Andiamo a Gattinara, dove è stato lanciato il progetto Vetrine in Luce, che intende dare nuova linfa vitale al centro storico. Si chiama Vetrine in Luce, il nuovo progetto che la città di Gattinara sta mettendo in campo per rivitalizzare il centro storico. Con noi il vice sindaco Daniele Baglione. Che cos'è Vetrine in Luce? Beh, intanto è un progetto pilota sposato dalla Regione Piemonte e anche finanziato dalla Regione Piemonte. Tutto sommato è un progetto abbastanza semplice. In tutti i centri urbani, quindi anche il centro urbano di Gattinara, molte attività commerciali negli anni hanno chiuso e fanno fatica a riaprire. Quindi ci sono diversi spazi vuoti, molte vetrine appunto rimaste senza luce.
In contemporanea però ci sono un sacco di artisti, scultori, pittori, laboratori vari, che sono disposti ad utilizzare questi spazi se messi a disposizione. Quindi noi cosa facciamo? Facciamo l'incrocio tra domanda e offerta, cioè chiediamo ai proprietari di questi spazi se ce li danno in comodato d'uso. Se lo fanno, non pagheranno l'IMU su quello spazio, questo è un incentivo che viene dato al proprietario, e gli artisti potranno usarli come vetrina delle loro opere. E c'è già un, insomma, un interessamento nei confronti di questo progetto? Sì, sì, assolutamente. Alcune vetrine sono già partite, altre stanno arrivando. Abbiamo appunto fatto la comunicazione in questi giorni, e la cosa proprio bella quale sarà? È proprio una rivitalizzazione del centro, andando a creare un percorso artistico che però si sposa col percorso commerciale. Evidentemente poi, se il proprietario affitterà l'immobile e potrà riaprire un'attività commerciale, ben venga, liberiamo quella vetrina e la mettiamo da un'altra parte. Ed ora a Vercelli, dove è stato consegnato il Bicciolano d'Oro alla Camerata Ducale. Si tratta di un importante riconoscimento. Il Bicciolano d'Oro 2023 è stato attribuito alla Camerata Ducale, a rendere omaggio a questa importante istituzione musicale della città, nata nel 1992, e l'associazione Amici del Cecco, qui con noi Enrico De Maria. Enrico, la Camerata Ducale è veramente un punto di riferimento culturale per Vercelli. Sì, come Amici del Cecco ci è sembrato giusto assegnarle un riconoscimento, perché insomma stanno facendo tantissimo per Vercelli. Il Bicciolano d'Oro, che era originariamente nato per ringraziare le persone che operano per il carnevale vercellese, il Bicciolano è la maschera di Vercelli, a poco a poco è diventata un'altra cosa. Noi abbiamo l'ambizione che diventi una sorta di Ambrogino d'Oro. Tieni conto che l'hanno ricevuto personaggi importantissimi, l'anno scorso il bicampione olimpionico Maurizio Randazzo, per dire. E quindi insomma per la Camerata Ducale è un grande riconoscimento, tra l'altro in concomitanza con proprio la manifestazione Clou, che è il premio Viotti. Sì, il Viotti Festival comincerà sabato, tra l'altro, quindi siamo proprio nell'imminenza, ci fa un piacere enorme. Ricordiamo che verrà consegnato nella sede della Meeting Art prestigiosissima a Cristina Canziani e a Guido Rimonda. Ed ora il bilancio della 31ª edizione di Avventure di Carta, sentiamo. Martedì di Nuova Stragalo ci ha regalato un bellissimo incontro con Manuela Monari, che è un libro meraviglioso sui fiori, che chiamato proprio Fiori, per i piccolissimi, ma secondo me per tutti, e anche lei ha realizzato dei laboratori nella scuola molto molto belli. La nostra Raffaella Castagna, mercoledì l'abbiamo un po' dedicato a lei, a un laboratorio al Nido dei Topini, e sempre sulle sue corde vincenti. Lei ha fatto dei libri in bianco e nero con lapis bellissimi, l'ultimo è Nido e al Nido, ed è proprio sull'asilo nido, ma anche sui nidi dove stanno gli animali. Libri fantastici per i piccolissimi, che si muovono come se fossero le pagine che scorrono via e possono essere usate anche dai più piccoli. Al pomeriggio ha fatto un laboratorio sull'albero al pubblico, titolato proprio Alberi, che sono fatti scatole che ogni bambino ha, e poi diventa un'opera collettiva meravigliosa, ma dovete provarla e quindi si è costruito una sorta di bosco. Perché gli alberi? Perché quest'anno abbiamo anche dedicato un po' al tema, come vi avevo detto già prima, sull'ambiente, l'attenzione agli alberi e a tutto quello che ci circonda. E adesso, come ogni sabato, spazio al gusto con la rubrica QCAP a cura di Jacopo Fontanetto. Questa settimana QCAP vi porta nelle Marche, siamo all'Arcade di Porto San Giorgio con Nikita Sergev. Che cosa ci prepari, chef? Ciao carissimo, ti preparerò oggi gyoza di sedano rapa con mazzancolle e una salsa asiatica, una cosa orientale fresca. Prendiamo il sedano rapa, lo pelliamo, lo affettiamo sottilmente a delle rondelle e lo cuociamo a vapore per un paio di minuti, giusto per ammorbidirlo. Una volta cotto, tiriamo fuori, raffreddiamo e intanto prepariamo una piccola tartare di mazzancolle condita come se fosse un ceviche, con un po' di peperoncino, un po' di lime, un po' di olio, un po' di succo di lime per la freschezza. Una volta pronta andiamo a confezionare i nostri gyoza, quindi rondelle di sedano rapa, la tartare dentro, chiudiamo a mezzaluna e teniamo pronto. Nel momento quando vogliamo andare a tavola dai nostri ospiti, andiamo a bruciare leggermente il sedano rapa in modo da dare una piccola nota di tostatura. Andiamo sul fiatto
Condiamo con una salsa a base di latte di cocco, sempre lime, sempre un po' di peperoncino per viaggiare un po' nell'Oriente, e una piccola zuppa di crostacei che facciamo con le teste appunto delle mazzancolle, in modo da approfondire un pochino la mineralità del mare e insomma ricordare di più la mazzancolla. A finire due foglie di shiso per la freschezza, e il piatto è pronto. Buon appetito! Per il nostro piatto di gyoza, questo finto gyoza costruito con sedano rap all'interno, questo battuto di mazzancolla, abbiamo pensato a un mirum, a un verdicchio dei nostri colli, nostre quasi montagne marchigiane. Siamo a Matelica, ci piace perché soprattutto nell'evoluzione del verdicchio ci piaceva cogliere questa pseudo dolcezza, questa mandorla evoluta, che si sposa molto bene la salsa che è alla base del piatto, una salsa Tom Kagai, questa crema di crostacei, quindi la grande mineralità del verdicchio, a tutto tondo vanno secondo noi a amalgamarsi e a sposarsi bene con il piatto. Fabrizio Guatteri, la cucina milanese tra classici, ingredienti, tecniche, storia e cotture, un volume di Repli che non può mancare nella biblioteca degli appassionati di cucina lombarda. È uscita la Guida Osteria d'Italia 2024, sussidiario del Mangiarbera all'italiana, con 1752 locali consigliati da Slow Food, Slow Food Editore. Argilla, pietra, aria, radici, la storia della famiglia Zingarelli, tra i film che hanno fatto la storia del cinema, come lo chiamavano Trinità, è un'epopea altrettanto epica nel mondo del vino, con la loro Rocca delle Macie, un emozionante volume ricco di immagini pubblicato da Giunti. È tutto, la linea passa a Weekend Sport, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento con i nostri programmi e buon weekend.